le belle donne che hanno messo a disposizione la lavanda e tutte le altre attività che girano intorno al torneo e sono rese utilissime per la realizzazione di questa bellissima manifestazione. Un applauso, diceva Vittorio. Un applauso alle nostre collaboratrici, grazie di tutto. Premio alla palestra Gym Center, che si è resa protagonista di diversi balletti. Scusate, premio per la collaborazione dimostrata all'organizzazione, premio Concetta Carti, e di dire il premio che il suo Noemi, Paccozzo Francesca e Jacopo Tucciarone. Concetta Carti alla... a me? Ecco qua. Un applauso alle nostre collaboratrici. Grazie anche a voi. E adesso passiamo al premio della riconoscenza della professionalità svolta durante l'intero evento. Premio al vice direttore artistico Matteo De Santis. E ritiro di premi, direttore di gara, Matteis, Graziani, Picano, Di Mauro e Lavanda. Ufficiali di campo, Zangrillo, Titano. Tutti qui, gli arbitri dove sono? Dove siete? Ok, eccoli. Ufficiali di campo. Ok, gli altri arbitri che mancano verranno consegnati. Sì. Foto, vai. Un attimo, ci manca il migliore. Manca il migliore qui. L'ufficiale di campo, Alessandro Manzi. Dov'è? L'organizzazione premia Alessandro Manzi per l'ottimo lavoro svolto durante l'intero evento. Grazie. Passiamo adesso al premio di riconoscenza e ringraziamento per la stretta collaborazione dimostrata oltre alla professionalità nei confronti dell'evento. Al fotografo accreditato al nono torneo internazionale di basket, Enrico Duratorre. Premio responsabile tecnico Fabio Scarano. Ecco qua Fabio. E dico che ha fatto 6.000 foto in tutto il torneo. Speriamo che ne ha fatto una recente. È difficile. Ok. Grazie Enrico, un applauso a Enrico Duratorre. Passiamo ora al riconoscimento e ringraziamento per la valorosa presenza e per la professionalità a tutto lo staff del circolo fotografico Prologo F2.8. Premia il vice direttore artistico Matteo De Santis e ritiro di premio Flavio Marandola, Elena e tutto lo staff a disposizione se sono presenti. Eccoli qua, tutti e tre. Fatevi una foto da soli. Chi la fa adesso? A uno scatto. Vai. Altre 18.000 foto a traguardo per loro. Ok, andiamo avanti. Una targa di riconoscimento per la continua collaborazione nei confronti dei basketini e di tutta l'organizzazione del torneo, oltre alla loro professionalità dimostrata per l'intero evento. Premia il presidente del basketini Michele Stamegna. Un applauso al presidente del basketini che sta arrivando, eccolo qua. Alla Croce Rossa Italiana, il comitato locale di Iti. Un applauso alla Croce Rossa che sta presente a tutti gli eventi di questo torneo. Eccoli qua, per qualsiasi evenienza, sono qui, sto sentendo male, aiuto.
sono pronti. Un applauso. Dai, non fanno male, non male, ragazzi. Grazie, grazie. Ok, passiamo alla targa di riconoscimento per i supporti di mostrare il grande gruppo d'evento, svolto con grande professionalità e responsabilità. Prendi, senti il presidente, lo scaffale Michele, torna da me, lo sapevo. Prendi sempre giù alla protezione civile emergenza Radio Ili e ridire premio il presidente Antonio Mangiacomo. Sta arrivando, in divisa ancora, giustamente, in servizio. Ok, foto, foto, dai. Grazie anche alla protezione civile che è stata presente in questo video. Vedete quante cose girano intorno a questa manifestazione che è diventata veramente importantissima. L'organizzazione vuole premiare per l'ottimo lavoro svolto all'interno della struttura. Premia Matteo De Santis, vice direttore tecnico, vice direttore artistico dell'organizzazione, Serena Ciccarelli. L'organizzazione premia Serena Ciccarelli. C'è un altro premio importante che vorremmo consegnare. Premia sempre il vice direttore Matteo De Santis al presidente del Basket Tigri, Michele Stavegna. E poi c'è un altro premio. L'organizzazione premia la voce che premia la voce che durante l'intero evento ci ha fatto compagnia, Stefano Petrillo. E auguri di buon compleanno, oggi è il suo compleanno. Premio Simpatia, offerto dalla Presidenza del Consiglio regionale del Lazio, premio il direttore artistico, non c'è nulla, però per il premio Simpatia devo fare una traduzione in inglese, quindi Trophy for the Sympathy to the player of the Poland, Jakub Kustic. Dov'è Jakub? Maledetto. Allora, we want to say anything else to the your public? 5 maggio, quindi le uniche parole. Ok, thank you. La foto con gli altri. Premiamo i medici del nuovo torneo per la preziosa collaborazione al dottor Michele Porchettu, medico del pronto soccorso di Formia. Premio il direttore artistico Vittorio Lucciarone. Eccolo qui, un applauso al medico sempre presente in questa manifestazione. Targhetta anche per lui. Al giocatore più combattivo del torneo, premio il responsabile tecnico Fernando Stravato, coach Bosco, come coach Bosco, un applauso a coach Bosco. Al giocatore della squadra del Basket Tigri con il numero 11, un superlativo meraviglioso, fantastico, Marco Berardi. Spero che questo sia un punto di inizio per il Basket Tigri. Grande applauso a Coach Bosco, che è tanto stravato. Grazie. Grazie. Grazie Marco, grazie. Allora, bisogna premiare il giocatore che ieri ha partecipato alla gara dei 3 punti vincendo, 9 su 10 ha fatto in finale. Parliamo del giornalese, se ne traduco in inglese, the 3 point, for the 3 point, the winner is Hanar Hanis.
Ulisse, premia Aurelio Saccorcio, che era nei vesti di Coniglia, che stava tirando in mezzo al campo. Ecco, Ulisse, felicissimo di aver vinto. Passiamo al miglior realizzatore, premio tutto dalla tabaccheria Figliozzi. Premia appunto Andrea Figliozzi, se c'è, Andrea, non c'è. Vabbè, come se ci fosse Andrea Figliozzi, vince il mio realizzatore, il numero 20 della Basket Gigi, Victor Toma! Premia Maurizio Di Biasio. Trofeo offerto dalla Presidente del Consiglio regionale del Lazio al coach che ha dimostrato doti tecniche di rilievo. Qui finisce quello che c'è scritto, però voglio aggiungere qualcosa. Allora, Fernando è un amico oltre che coach di questo Basket Idri ed è una grande persona. Ha partecipato a questo torneo, in finale ha combattuto, ma oltre a questo voglio ringraziarlo per avermi portato qui, per oltre Vittorio e l'organizzazione, perché è veramente una bella persona da conoscere, oltre lo sport, oltre tutto, e si merita tutto quello che di buono può succedere nella vita. Quindi, premia il coach Fernando Stavato al coach della squadra di Mare, signor Andris. Volevo farti questo ringraziamento perché lo volevo dire da prima e te lo volevo dire adesso, quindi non mi volevo bloccare. This is for the best coach, yes, Andris. È bello perché la relazione è avvenuta tra i due coach finalisti, questi qui. A posto dovevo dire delle cose. No, era bellissimo, ecco. Però se ce l'avevo dentro lo volevo dire. Però perché lui sta premiando il coach vincente. È bello essere in questo abbraccio tra i due, grande Bosco. Grazie. Allora, passiamo al premio per il responsabile tecnico Fabio Scarano, al coach il suo vice e al fisioterapista della squadra polisportiva Partenope. La polisportiva Partenope. Ok. Grazie alla Partenope per aver partecipato a questo torneo che in extremis si è presentato due giorni all'inizio dopo l'incidente che avete saputo della Serbia. Prossimo torneo offerto dalla ditta Un Tocco di Pulito di Roberto Colle d'Anchise. Concetta Cardi al capitano della squadra, la sesta classificata, Napoli Sportiva Partenope Napoli. Ecco qua, Rinaldi Maurizio. Vedete un po' Maurizio. Ecco qua. Grazie Rinaldi. Premier responsabile del periodo di gioco Maurizio Di Biase. Al coach e alla massaggiatrice della squadra Essere, su, coach e the physiotherapist of Essere team. Where are you? Coach e the physiotherapist of Essere team. Eccoli qua, siamo arrivati, categoria. Ok. Applausi per chi sono, praticamente. Avete fatto l'applauso fino a un po', avete fatto la giornata di essere tutti a paura. Bravi, maledetti. Ok. Trofeo offerto da Antichi Sapori, premia sempre Maurizio Di Biase, al capitano della squadra quinta classificata, Estonia. That's right. Mi sono imparato i nomi. Cioè, vedete, è quello il bello di questa cosa. Mi sono parlato di nuovo di tutti questi ragazzi. Curiso! Il capitano di storia! Ecco qua! Thank you! Premio per il coach e il vice coach del Metal Basketball Fornia per vice
per Medi e Eugenio Polidori. Dove siete? Ecco qua, grande Eugenio. C'è solo il mio commentatore tecnico che mi ha abbandonato quest'anno, si è messo in panchina giustamente. Grazie Eugenio, un applauso a Eugenio Polidori. Grazie. Grazie. Ok, trofeo offerto dalla palestra Atlantide, sita in Idri, via Torre Ernesto Mancini. Premia Liliana Capodosto. Liliana Capodosto premia. Liliana Capodosto, eccola, mi trovo. Al capitano della quarta, della squadra della quarta, la società Metal Basketball Formia. Ed è Marco Polidori, eccolo qua. Lo sa, forse è un genio. Un applauso al grande piccolo Marco. Accetto. Prossimo premio, premia il vice trofeo offerto dalla Prologo. Premia il presidente Roberto Meschino, al capitano della squadra terza classificata, la Polonia, quindi no, Roberto non c'è. E al coach, agli accompagnatori e a tutto lo staff della Polonia. Eccoli qua, eccoli qua. Grazie, questo è un grande. È un tipico volante, questo è un grande figlio, io voglio loro così. Ieri andavo a Roma e ho incontrato tutti questi infatti ragazzi che andavano in giro per Roma a divertirsi con il Cero. Bravo, bravo. Facci una foto, mi rimane quando faccio dentro. Trofeo offerto dall'azienda Elaborazione Dati. Adesso entriamo nella zona calda, attenzione. Al miglior giocatore, all'MVP di questo torneo, premia Aurelio Saccoccio. Al capitano, the captain of the Poland. There is the captain? Ok, ok. È arrivato, terza classificata da Polonia. Trofeo aperto quindi all'elaborazione dati al miglior giocatore, l'MVP del torneo. Bene, addirittura altissimo, un torneo giocatore che mi sta guardando con lo sguardo da niente perché ho sbagliato. Fare un passaggio MVP of this tournament with number 23 Ian Malesa, un giocatore meraviglioso, meraviglioso. Thank you so much, Ian. Make a photo with your MVP. Adesso passiamo a un altro tema. Premio Aurelio Saccoccio. Caro Aurelio, vieni qui. È il momento di entrare con il premio. Premiamo i due coach della squadra di casa che è arrivata in finale in questo torneo. Hanno portato a un passo dall'avanzato, però hanno dimostrato grande forza e grande carattere. Sono Fabio Scarano e Fernando Stravato. Un grande applauso, e dai, vi prego, almeno qui. Olive, olio olive, giusto. Passiamo al prossimo premio, offerto da Premium Porte a Formia, premio il presidente del Basket Idri Michele Stadegna, al capitano della squadra seconda classificata in Basket Idri. Io non sono un capitano, e quindi tutti qui, benissimo, giusto così. Va bene, sono d'accordo con voi, bravi, bravi. Secondo posto, la alza al cielo, Luca Pavanello. E un grande applauso al Basket Idri che ha chiuso questo torneo, seconda classificata, battagliando fino all'ultimo anche in questa finale.
e si è veramente riuscita a testa alta con dei grandi giocatori che hanno scoperto veramente dei talenti. Prossimo premio, prima il primo classificato. Premio la signora Ciccarelli Serena. Ciccarelli Serena, ecco qua, sì, prima tu. Al coach e al vice coach of the team of the Lituania. Coach. Coach and vice. And go to coach. The two coach to me for the trophy for you. Thank you. Un applauso ai coach della Lituania che hanno portato alla vittoria la loro squadra. Sono immensi. Vorrei stare fatta vicino a loro due. Lo intanto voglio ringraziare tutti i miei collaboratori, tutto lo staff, Fabio, Fernando, Matteo, Maurizio, Aurelio, tutte le nostre amiche, moglie, la moglie di Maurizio, a me e Matteo. Voglio ringraziare il presidente del Basket Tigri che mi ha dato questa opportunità ancora nel 2018. Credo che termino qui la direzione del torneo. Voglio dare spazio ai nuovi, ai giovani. Lo so che siete delusi, però è arrivato il momento anche di lasciare il passo. Ci sono i giovani ed è giusto che vanno avanti. Io voglio chiudere in bellezza questo torneo. È arrivato il momento di dare anche spazio a loro. E allora grazie a tutti, grazie a voi. Io vi aiuterò esternamente. Adesso passiamo alla consegna di questo spettacolo offerto dal dottor Giuseppe De Santis. Inviterò qui il sindaco della città di Itri e la signora Antonietta Sinati. Allora, sindaco, l'impressione su questo momento, una parola all'inizio e parliamo anche alla fine, due parole veloci per chiudere. Ringraziamo il dottor Giorgio, Antonietta, vuoi dire due parole? Eh? Sì, possiamo fargli dire. Io sono contenta di quello che ha fatto il giornale del Foglio, e a tutti il pubblico di Foglio. Grazie Antonietta, grazie, un applauso Antonietta. E adesso, vabbè, stiamo premendo. È il momento, premiano appunto Antonietta e l'avvocato Antonio Fangiorgio per il primo posto per i vincitori della nona edizione del Memorial Pasquale Stramato, torneo internazionale di basket, l'Aliatorus Rivas! E un grande applauso a questi ragazzi! Abbiamo veramente dato spettacolo in tutto il torneo con lui artice e pazzi che la accompagna. Prego avvocato, prego Antonietta, prego ragazzi, a voi la scena. Mamma mia Fux, quanto sei alto, è impossibile. Eccolo qua, vai su un lasso a mangiare il fuoco. Vai su un lasso ad alzare il torneo e l'Aliatorus Rivas, e si ecco qua i festeggiamenti della scuola di Vita Grigia. Io ringrazio tutto il pubblico che è stato con noi questa settimana,
Ministeri, che sono felicissimo e contento, onorato di essere stato con voi. Ho sorriso per voi e per tutti con il suo nuovo versone. E vi lascio le immagini di questi ragazzi che festeggiano, ragazzi giovani, 18, 16, 17 anni. Ed è bello dello sport, l'integrazione, è tutto bello. E di più sta succedendo proprio questa, è una bella cosa dello sport. Le cose anche di coach posto, veramente sportivamente. Ok, io vi ringrazio, vi saluto e niente, alla prossima edizione della Memorial Pasquale Sabato. Grazie a tutti voi, grazie per l'avete, grazie Idri di essere presente, di esserci avete in contatto. Buonanotte a tutti, è stato un video, vi saluto.